Federica. Lettera per la cugina Federica. Io se trovo chi è che mi fa questi scherzi. Non c'è nessuno scherzo. Un momento, chi ha parlato? Quante testuggini vedi in giro? La lettera è per me. E adesso siediti e ascoltami. Questo luogo alla mia età è una lunga, bellissima storia. 457 testa! Azione! Bambini, il sultano mi ha mandato un regalo che nessun bambino ha mai ricevuto. And now, ladies and gentlemen, Jeepers Creepers! Il Bioparco, il giardino zoologico di Roma. 450.000 persone di tutto il mondo lo visitano ogni anno. Uno spettacolo intramontabile, eppure molto più di uno spettacolo. È un divertimento per imparare. Ti stiamo chiamando a partecipare. Stiamo chiamando te. Qual è il vostro animale preferito? Io la tigre! Non ho sentito bene! La tigre! Grazie! Foca. Leone! Il leone? Allora, c'è la squadra della foca e la squadra del leone. La scimmia. La scimmia, ce ne abbiamo tante qua. Ah, la tigre, mi piace. È proprio grazie al bioparco che noi poi conosciamo degli animali, possiamo vederli da vicino, perché non tutti hanno la possibilità di viaggiare. Roma ha la fortuna di avere un bioparco all'interno della città, cosa che poche altre capitali straniere hanno. I bambini, specialmente in una grande città, non sanno più nemmeno com'è fatta una gallina. Ora capisco che non si sappia come è fatto il pellicano, ma la gallina, insomma, ancora salvatecela, insomma. Uno va per trovare la gallina, poi trova pure il pellicano. Poi trova pure il pellicano e dice che se crede che è una gallina più grossa, però insomma uno glielo spiega. Animale preferito? Il sindaco oggi. Sono veramente, questa le batte tutte. È possibile per un romano, grazie al bioparco, incontrare la natura restando in città? Ma guardi, la grandezza del bioparco è nella sua collocazione intanto. Il bioparco sta a Villa Borghese. Villa Borghese è un luogo abbastanza unico al mondo perché è una delle ville più belle che ci siano al mondo, delle ville storiche più belle, e al suo interno c'è la Galleria Borghese, da Caravaggio in poi, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Il Museo Etrusco, il bioparco, adesso poco lontano da qui sorgerà l'Auditorium, e poi c'è il Museo Canonico e tanto altro, quindi è il più grande parco culturale e in qualche misura di divertimento del mondo, e io penso che sia un luogo di particolare capacità di attrazione per i turisti e anche per i romani che a Villa Borghese vogliono molto bene. Lei ci veniva al bioparco da piccolo? Sì, sì. Un animale preferito? La tigre. La tigre, eh? Come fa questa tigre? Come fa? È una tigre muta. Il bioparco di domani che diventi quello che è stato per me quando ero piccola, il luogo dove tutti i romani vengono e si innamorano degli animali e capiscono che loro sono i testimoni della natura e del mondo che è fuori dalla città. Ehi, postino! Cosa stanno facendo? Cosa stanno facendo? Lavorano! Ci sono i progetti di come sarà il bioparco! Ma è difficile? Sì, ci sono mappe, giardini, cascate, è molto grande. Questa volta fanno veramente sul serio, è un progetto enorme, di respiro internazionale, direi. Ah, finalmente! È bello, è bello, è bellissimo! Ci sono spazi nuovi per tutti, progetti di parchi, un teatro, un agriturismo, un grande acquario. È una cosa incredibile, certo è un lavoro enorme.
Però vieni via da lì, altrimenti ci scoprono. Devo sempre dirgli tutto. Federica, ho visto dei progetti fantastici. Vuoi dire che Roma si metterà a livello di Londra? San Francisco, Berlino, Memphis, New York? Credo proprio di sì. Credo proprio che sarà così. Il mio parco vorrei che fosse più conosciuto e anche più amato. Un posto più ricco di scienza, di investimenti, di managerialità al servizio del benessere degli animali. Che si abbia un po' l'idea, anche se così in sintesi inevitabilmente, di quella che è la natura. Gli animali possono stare al meglio e che con l'illusione più possibile vicino a quella che può essere il loro habitat naturale. Spazi aperti, verde, luoghi di educazione per i bambini e poi mi piacerebbe che continuassero l'esperienza come quella della Lipu che cura gli animali e li restituisce alla loro dimensione. Una delle cose più belle che succedono al bioparco è quando gli uccelli vengono curati e poi liberati nell'aria, quello è un gran bel momento. Dipende anche da te. And now we're gonna jump a good old good one for you, Corwin. You're smiling.